Ragazzi, eccoci. Allora, è venerdì 3 giugno. Oggi avevo intenzione di andare in live per vedere questa clip, ma alla fine per varie complicanze non ce l'ho fatta. E sì, praticamente la sto recuperando adesso, anche perché così me la posso godere in una qualità molto buona, piuttosto che quella qualità sfocata dell'altra volta. Tuttavia, questo è il trailer del Combat System di Sonic Frontiers. Come sappiamo, Sonic ha delle nuove movenze in questo caso, quando combatterà i nemici. Sono parecchio curioso, non ho visto nulla per il momento e il trailer è qui davanti a noi, per cui partiamo. Magari il volume lo alziamo un po', ok. Ah, quindi c'è un idol animation. Buono. Ok, quindi c'è tutta una preview per tutto il mese di Frontiers. Vabbè, in realtà lo sapevamo, eh. Ok. Per ora molto. Ah, quindi ci sono calci e pugni. Ok. Eh? Ok, quindi questa mossa. Quindi è uno scatto. Che cos'è? Oh! Oh! Ok! Oh! Ok, non me l'aspettavo. Sinceramente, devo dire, non me l'aspettavo. Che strano questo design. Che qualità è? 4K, va bene. Che strano questo. Ah, lo spin cycle. Però non è male. Non è affatto male. Puoi allontanare la telecamera? Mi sembra di aver capito. Quindi vabbè, abbiamo questi nemici. Sì, abbiamo capito, magari. Ok, quindi vabbè. Boh. Ma vi devo dire, ragazzi, non mi sembra affatto male. Non mi sembra per niente male il combattimento, eh. Ok. Dai. Oh. Per il momento sto vedendo abbastanza mosse, non mi sembra ce ne siano poche, anzi. Ah, quindi praticamente puoi basare il tuo movimento in base al movimento. Cioè, se tu attivi quel potere, puoi fare diversi movimenti, giusto? Mi pare di aver capito. Ci sono le schivate. Il roll? Mi sembra di aver visto. In che senso? Certo, sta qualità potevano alzarla un po', vabbè. Quindi l'homing. Va bene. Oh, ok. Che design strano. Ok, quindi si sale così. Va a capire quanto è automatico di questo. Cioè, se io ho effettivamente il controllo oppure solamente. Anche se mi sembra di sì. Mi sembra di sì a vista, almeno per salire. Ah, ok, quindi puoi fare l'altro. Lo puoi far cadere? No, puoi fargli. Ma io mi chiedo, perché non avete mostrato un mix di quello dell'altra volta e questo? Perché posso essere sincero, questo è molto meglio rispetto al reveal dell'altro giorno. Quindi questi sono gli attacchi. Quindi sali sul corpo e attacchi qualunque cosa sia quello.
Oh. Quindi sì, è un colosso in giro. Non sembra neanche la voce di Roger, onestamente. Sembra diversa. Ok, qui così l'ho distrutto. Ma ragazzi, ma sapete che non è affatto male? A livello di battle system, anche se fosse l'inizio del gioco, per me ci sta. Cioè, mi sembra comunque abbastanza variegato. Ora, purtroppo è difficile da giudicare a vista, però il moveset comunque c'è, a quanto vedo. Va capito come l'hanno implementato, cioè tasti e tutto. E ovviamente lì è un po' complicato da capire per il momento. Però una cosa che posso dire è che i nemici sono davvero strani. Cioè sono molto particolari, davvero strani, molto particolari sicuramente. Ancora, queste rail, non lo so, non mi convincono. Non mi convincono le rail, lì, i volanti. Però diciamo che pian piano potresti farci anche l'abitudine. Anche se preferirei fossero un po' più, come dire, nascoste. Ma anche in modi, cioè, ci sono tanti modi per non renderle troppo evidenti, eh. E poi il fatto è che i nemici rilasciano qualcosa quando muoiono, che immagino sia esperienza. Quindi immagino che lo skill tree a questo punto sia vero. Non l'hanno mostrato, però penso che sia abbastanza vero. Anche vedendo questa scena qui, non è, allora, tutto quanto non è così male. Il problema, ancora, sono quelle cose volanti, non mi convincono, non lo so. Cioè, so che ne abbiamo già parlato nella live, però non riesco a fare a meno di notarlo. Sì, va bene, c'è la Mega Attack. C'è il roll, io voglio capire, qui avevo visto il roll prima. Sì, c'è una schivata. Sì, c'è il roll, c'è il roll. C'è palesemente il roll. È diventato un Souls. No, ok, no. Però, certo, io non capisco ancora chi stia giocando perché ci sono certi errori che in una presentazione io non avrei fatto. Quindi dubito fortemente che sia Sega ad aver registrato queste clip. Ma più IGN. Però è una mia supposizione, eh. Poi scopriremo. Rispetto all'altra volta, presentazione molto molto migliore. Molto molto migliore. Hanno fatto vedere quello che c'è. Quello che è. Sul punto. Io ho visto molte più cose qui che dell'altra volta, il che mi va benissimo. Continuo a essere dell'idea che secondo me dividerle non ha avuto molto senso. Si poteva fare una presentazione unica per far vedere entrambi. La mia unica perplessità, vi ripeto, rimane quella cosa delle rail che proprio per il momento non riesco a farmi andare giù bene. Vedremo però. Ma per il resto qui, riguardo al combat system, allora, alla vista sembra figo. Va capito come sarà giocarlo. I nemici sono molto particolari e mi piacciono perché non si è mai vista una cosa del genere in Sonic. Ci sta. Molto carino, molto carino. Non è bellissimo, però è carino, assolutamente sì. Poi comunque il fatto è che non tutti i nemici, vedete, non sono tutti facili da sconfiggere, non è che fai una mossa, basta, è finito. Ma per esempio questa è una corazza, quindi tipo la devi togliere la corazza, poi lo puoi attaccare. Questo ci sta. Piuttosto che ormai, non lo so, negli ultimi 5 anni, 6 abbiamo avuto Lost World e Forces, dove, più Forces in realtà, dove cioè un nemico voleva dire: ah, guarda, premo A, basta, ho vinto, finito. C'è un po' più di tattica, sicuramente. Ci sono questi gabbiani che continuano a volare anche nel primo trailer, non capisco. Cioè, come mai? È l'unica fauna locale qui? Boh. Questo calcio è veramente carino. Ecco, se risolvessero quella cosa delle rail, che non so come la risolvono. Cioè, potrebbero fare una specie di meccanismo vicino alle rail che le attivi momentaneamente, così non stanno in aria, così. Perché se non, cioè, sarebbe perfetto secondo me. Poi è bello che li puoi sollevare in aria, fare roaming attack, continuare a colpire. Io direi che comunque abbiamo detto abbastanza tutto quanto. Io non so se ci saranno reveal prossimamente, così magari controllo brevemente su Twitter tra poco. Perché comunque questo era stato svelato poco dopo il reveal del primo gameplay. Però sicuramente al prossimo avrete un video del genere oppure addirittura una live. Vediamo un po' come giostrarci, quando e perché.
Fatemi sapere invece voi cosa ne pensate, se vi piacciono le mosse, se credete sia un po' troppo bottom mesh o cose del genere, se, e soprattutto cosa vi aspettate a questo punto di vedere. Noi per il momento ci possiamo salutare qui e quindi noi ci vediamo alla prossima.